Spazio libero. Ecco, prima parlavamo delle rispettive professioni, no? Cioè, io dico sempre quello che anima un giornalista è la curiosità, il sentimento che ti anima è la curiosità. La curiosità di, tanto vabbè, conoscere in generale le cose, ma va bene, ma soprattutto se affronti un argomento o se qualcosa ti incuriosisce, la curiosità ti porta ad approfondire quell'argomento. Noi abbiamo la fortuna di poterlo fare con le interviste, io parlando con te oggi imparo delle cose. E è una fortuna del nostro lavoro, però allo stesso tempo internet diventa una droga. Perché? Perché io, se andassi a cercare le stesse cose di cui abbiamo chiacchierato oggi su internet, mi arriva un diluvio di informazioni e dovrei dedicare una parte della mia vita a leggere tutte quelle cose per approfondire, mentre invece se parlo con una persona che fa, come fai tu, queste cose se ne occupa professionalmente, riesco ad avere una sintesi che mi arricchisce. Se poi un determinato tema lo voglio approfondire, però internet è un'esagerazione, è un surplus, andiamo in over, cioè non, c'è troppa roba. Mi fai venire in mente che quello che tu giustamente osservi ha decretato il successo di strumenti come Instagram, nella sua parte adesso che si chiama Reel, quindi questi contenuti video brevi, e di TikTok, che anche chi non lo usa e non sa cosa sia sente nominare. Certo. Persino al telegiornale. TikTok è uno social, è un mezzo sociale, un social network, 13 anni di età minimi previsti dalla legge per avere un account, addirittura 18 per trasmettere contenuti cosiddetti now, quelli così ora e subito, live. Mm. Contenuti peraltro molto particolari perché li puoi fare solo in un determinato momento, un po' ad Lindlong, come si suol dire, no? C'è anche un social che si chiama Be Real, che qualche ascoltatore, ascoltatrice magari sentirà, che di nuovo deforma quello che è stata internet come invenzione. Sono social dove tu devi pubblicare una cosa perché ti arriva una notifica adesso e non puoi farlo dopo, lo devi fare adesso. L'alternativa è non farlo, chiaramente. Sì. Però è una dimensione della rete che deforma la rete. Vien da dire che nemmeno il video veloce su un argomento sia però la soluzione di ogni male. Mi innervosisce tantissimo. A volte, sai cosa mi verrebbe da dire? A volte è un video, è vero, anche da adulti. Ci arriva prima. Se chi è artefice del video ha magari il dono della sintesi, tocca il punto, sì, mi chiarisce un dubbio. Però in uno dei nostri fuori onda ci raccontavamo che a volte, dicevi anche tu Alberto, manca una piccola didascalia, no? Manca quasi tutto. Le righe di testo, manca una quello. Serie di immagini che non sono contestualizzate, non ti dicono cosa sta succedendo. E il video non basta più. E il video non basta più. Bisogna dire questo ai ragazzi, ma ci cadono anche gli adulti: non è dietro un bel aspetto, un bel contenuto, un bel video, una macchina di lusso raffigurata in 5 secondi, che si possa formare un'idea o un'opinione. Ti dico brevemente che sono stato così in vacanza in tempi moderatamente recenti nella patria della Ferrari, Maranello. Mi giravo, anche se ne ero a conoscenza, avrei potuto con relativamente pochi soldi noleggiare una Ferrari quasi ad ogni angolo e guidarla con accanto a me istruttore o comunque gestore per la cittadina di Maranello. Per cui da lì ho dedotto, e lo dico agli ascoltatori e ascoltatrici, che spero sia chiaro, che quindi è possibile in un video alterare la realtà, perché io noleggio per 10 minuti una Ferrari, immagine, creo una foto o un video rivolta a chi non mi conosce, dico che ho comperato una nuova macchina, usata nuova che sia, che attesta chissà quale prestigio. Ecco, chiediamoci un pochino e sempre cosa ci sia dietro le cose. Non basta la superficie. Non solo, anche se non lo dichiari, il fatto stesso che tu ti mostri alla guida di quella macchina lancia già un messaggio, non è neanche bisogno di raccontare una falsità. Stai guidando una Ferrari, certo. Sì. È così. Però c'è una quantità tale di informazioni. A me questi video brevi, ti dicevo prima, mi turbano, cioè mi infastidiscono proprio perché non, quando non c'è una spiegazione, però allo stesso tempo è una droga, li guardi, vanno uno dietro l'altro, uno dietro l'altro. E quello che dicono che passiamo, cominciamo a passare, soprattutto i giovani, troppo tempo davanti ai media, diventiamo soggetti passivi, non attivi. Ecco, bisogna imparare a selezionare. Se selezioni e sai dosarti, o se qualcuno dosa, ne puoi trarre l'aspetto positivo, però sappiamo, voglio dire. Bisogna staccare i cellulari ogni tanto, staccarli, però è sempre puro che qualcuno ti chiami per una necessità, per un bisogno, e ce l'hai lì, e allora automaticamente ti va l'occhio sulla notifica di qui e di là. Va. Questo è vero. La nostra condanna.